Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Allora, grazie a tutti, grazie a tutte per essere venuti qui alla festa della domenica. Allora, prima di iniziare, volevo dire una cosa veloce. Allora, poco fa ho ricevuto una chiamata dal Tempio di Roma, una nostra cara amica devota, e non sta molto bene. Allora, suo marito e suo figlio, praticamente è la mamma di Gadadhara. Conoscete Gadadhara? È sua mamma Paratakurani, che mi ha chiesto di dirle ai devoti di fare delle preghiere per loro, per lei, che non sta molto bene. Praticamente questa devota, questa famiglia, io la conosco molto bene perché si sono uniti al nostro movimento nel 1980, è proprio incontrando un gruppo dei devoti del Sankirtan. Eravamo in un camping a Pedaso, un paese delle Marche. La domenica facevamo la festa della domenica con i devoti del Sankirtan, e loro venivano a sentire il programma che facevamo la domenica, e praticamente si sono fatti devoti tutti insieme. Quindi suo papà, sua mamma e due ragazzi, Gadadhara e Govardhana, si chiamavano così, si sono chiamati così dopo, erano due bambini di 2 o 3 anni, quindi nel 1980. E adesso ha un tumore e praticamente è all'ospedale in questo momento, e mi ha chiamato oggi pomeriggio e mi ha chiesto di ricordare questa devota durante la serata, durante il nostro programma. Questa devota ha fatto molto servizio devozionale, è stata contabile per tanti anni del nostro movimento in Italia, Villa Vrindavana, quindi ha reso un grande servizio devozionale. Hare Krishna. Scusate se inizio con questa nota così, la lezione. Però questa è una realtà di questo mondo, no? Che significa pregare per qualche devoto così che non sta bene, che ha delle difficoltà davanti a Krishna? Significa chiedere a Krishna di aiutarlo a tornare a casa, a tornare nel mondo spirituale. Anche Srila Prabhupada usava fare così. Noi pregavamo per Srila Prabhupada, abbiamo pregato molte volte per i devoti che non stavano bene nel corso della storia, no? Io gli ho mandato un messaggio e suo marito gliel'ha letto, lei è rimasta molto contenta e ha messo le foto di Radha Krishna sul letto dell'ospedale. Hare Krishna. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sumyavadi Paschatyadeshatarine Namaste Sarasvati Deve Nirvishesha Sunyavani Vachatya Deshatarine Jayo Radha Madhava
Kunjabiyari Jayorada. Jayo Radha Madhava Kunjabiyari Jayo Radha. Gopijana Vallabha Kiri Varadari Jaya. Gopijana Vallabha Gopijana Vallabha Kiri Varadari Jaya. Gopijana Vallabha Kiri Varadari Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jayo Radha Madhava Kunjabiyari. Jayo Radha Madhava Kunjabiyari. Gopijana Vallabha Kiri Varadari Jayo. Gopijana Vallabha Kiri Varadari. Gopijana Vallabha Kiri Varadari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jayo Radha Madhava Kunjabiyari. Jayo Radha Madhava Kunjabiyari. Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tutti insieme per favore. Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare. Haribol, Hare Nam, Haribol. Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Hare Rama, Hare, Hare Nam, Hari Bol. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Netai Gara Reba, 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 Reba. Jaya Nitai Goranga, Nitai Goranga, Nitai Goranga, Jaya Nitai Goranga. Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe. Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe. Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Shri Shri Nitai Goranga ki jai. Shri Shri Radha Raman ji ki jai. Shri Giriraj Govardhan ki jai. Shri Hari Nam Sankirtan Yagya Yuga Dharma ki jai. Granta Raj
Srimad Bhagavad Gita ki jai, Gora Bhatta Vrinda ki jai. Tutte le glorie ai devoti riuniti. Tutte le glorie ai devoti riuniti. Tutte le glorie ai devoti riuniti. Tutte le glorie a Sri Guru, Sri Goranga, Srila Prabhupada ki jai. Allora, grazie ancora a tutti per essere venuti qui alla festa. Saluto anche i devoti, le devote che ascoltano via internet. Scusate se sono seduto in questa posizione così, così alta, mi spiace, è un'offesa nei vostri confronti. Se una persona riceve onore e riceve riconoscimenti in questa maniera e non è degno, non è in buone condizioni. Scusate. Allora, dalla Bhagavad Gita, la conoscenza trascendentale, è il capitolo numero 4. Allora, il verso del 31 è il verso più corto della Bhagavad Gita. Non è che sono stati dimenticati due lì. È proprio così questo verso. Però vedete com'è importante. Tanto questo capitolo, la conoscenza trascendentale, cioè già il nome del capitolo, è molto importante. Naya loko asti ayagyasya kuto anya kurusatmaha naya lokosti ayagyasya kutonya kurusatmaha Nayan lokostya yagyasya kutonya kurusatmaha Nayan lokostya yagyasya kutonya kurusatmaha. Prego. Nayan lokostya yagyasya kutonya kurusatmaha. Allokostya yagyasya kutonya kurusatmaha. Devote. Nayan lokostya yagyasya kutunya kurusatmaha. Nayan lokostya yagyasya kutunya kurusatmaha. Nayan lokostya yagyasya kutunya kurusatmaha. Nayan lokostya yagyasya kutonya kurusatma. È più facile da leggere questo. Nayan lokostya yagyasya kutonya kurusatma. Prego, prego. Ayagyasya. Nayan lokostya yagyasya kutunya kurusatmaha. Na mai ayam questo loka pianeta asti c'è ayagyasya. Per chi non compie sacrifici, per chi non compie sacrifici. Kuta, dove? Agna, l'altro. Kurusatmaha, o migliore tra i kuru.
generalmente quando Krishna usa queste parole come Kurusatma, significa che sta dicendo una cosa la migliore, perché dice Arjuna, tu che sei il migliore tra i Kurusatma, tu che sei il migliore, ti dico la cosa migliore. Quindi è per sottolineare quello che sta dicendo, è la cosa più importante. Quindi ogni nome è molto significativo. Abbiamo letto qualche giorno fa di quanto Arjuna fosse fortunato, no? Vi ricordate da Nettare della Devozione? Abbiamo letto la storia, la circostanza in cui Arjuna dorme con la testa su una gamba di Krishna, no? E dormono nello stesso letto. Prabhupada dice, Arjuna è una persona così fortunata, una persona così speciale. D'altra parte Arjuna significa unico, perché la sua devozione è unica, la sua posizione è unica, quindi è un devoto molto particolare. Srila Prabhupada dice, nonostante Arjuna è così particolare, può parlare con Krishna quando vuole, non deve prendere nessun appuntamento, non deve aspettare niente. Ciò nonostante, quando Krishna gli dice di meditare, lui dice che non è qualificato perché non riesce a controllare la mente. Cioè, lui che è l'amico intimo di Krishna non controlla la mente. Cioè, che dire tutti gli altri, tutti noi, no? Se lui così elevato non controlla la mente. Quindi era così onesto, no? Dice, oggi ci sono così tanti mascalzoni che parlano di fare la meditazione, no? Senza offendere nessuno che fa la meditazione, ovviamente. Però è molto difficile in Kali Yuga. Traduzione e spiegazione di Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Vi racconto una piccola cosa di Srila Prabhupada prima di leggere la traduzione e la spiegazione, no? Dopo una lezione, un devoto ha raccontato questa storia. È un devoto molto caro, molto, molto bravo, molto speciale, che ha lasciato il corpo una decina d'anni fa, un bravo devoto dall'Inghilterra, e raccontava, era presente, dopo una lezione Srila Prabhupada è tornato nella sua stanza e ha chiesto al suo servitore di voleva risentire la lezione che ha fatto. Quindi si è messo ad ascoltare la sua lezione Srila Prabhupada, no? Mentre ascoltava ha detto ai devoti, cosa pensate di questo punto che ho detto, no? Questa cosa che ho detto nella lezione, cosa pensate di questo punto? I devoti hanno cominciato a discutere, no? Poi a un certo punto un devoto gli ha chiesto a Srila Prabhupada, ma perché ascolti la tua lezione, no? Un po' così, un po' ingenuamente. E Srila Prabhupada ha risposto immediatamente, perché non l'ho fatta io, perché non ho data io la lezione, quindi devo ascoltarla anch'io, perché Krishna che parla attraverso i suoi devoti, il suo puro devoto. E Srila Prabhupada sempre così dicevano, che i libri non ha scritti lui. Mi raccontava un devoto di Dayananda Maharaj un giorno, e Srila Prabhupada l'ha chiamato nella sua stanza, lui gli ha fatto gli omaggi, aspettandosi una grande istruzione, qualcosa di molto importante, e Srila Prabhupada semplicemente gli ha chiesto di prendere il libro di Krishna e ha detto leggi. E lui ha cominciato a leggere mezz'ora, un'ora, e Srila Prabhupada diceva meraviglioso, meraviglioso. E lui gli dice, Srila Prabhupada, hai scritto questi libri in maniera così meravigliosa. Ha detto, io? Non l'ho scritto io, non sono l'autore. Quindi il devoto si sente veramente uno strumento di Krishna. Quindi la traduzione e la spiegazione di questi libri è opera di Krishna. Pochi giorni fa abbiamo ricordato Srila Jiva Goswami, che viene pensato dai devoti come la penna di Dio, perché scriveva in una maniera così potente, così chiara, così diretta, no? Senza mai correggere una parola. Quindi 400.000 versi ha scritto, aveva una penna di ferro di quel tempo con l'inchiostro e scriveva a una velocità tale che nemmeno seccava la foglia sulla quale scriveva, che dovevano subito sportarla, scambiarla con un'altra, no? E lui aveva imparato dal suo maestro Srila Rupa Goswami, che a sua volta serviva giornalmente, quindi fornendo le foglie per scrivere. Poi lui ha assorbito questo potere, Nana Shastra Vichara Naika Nipuno, come cantiamo ogni mattina, di scrivere libri. Quindi questo fatto di scrivere libri e di distribuirli è l'attività più importante per la società umana. Niente è uguale, perché scripta manent, come dicono anche gli antichi, quindi le scritture, ciò che viene scritto rimane per sempre. E colui che è molto elevato, ma a Bhagavat, come Srila Prabhupada, è come se Dio stesso scrive. Quindi quello che leggiamo dobbiamo leggerlo con la stessa comprensione, che è Dio stesso che scrive. Chaitanya Mahaprabhu lo diceva a Srila Sanatana Goswami,
Maya Mudda Jivaranai Svada Krishna Gyan. Jivare Kripaya Kaila, Krishna Veda Purana. Dice Krishna, pieno di compassione, nel vedere le anime condizionate, sofferenti, ha scritto Krishna Veda Purana, Kaila Krishna Veda Purana. Ha scritto personalmente i Veda e i Purana, Jivara Kripaya, per vedendo le anime soffrire in questo mondo. Quindi dobbiamo leggere la Bhagavad Gita con questo sentimento. Quindi è, effettivamente è la parola di Dio. E quello che leggiamo, no? Quello che leggiamo qui è realtà. Parlavamo ieri sera, no? È realtà. Conoscenza trascendentale significa realtà. Non è che stiamo parlando, non è che stiamo leggendo qualcosa. Krishna parla delle cose e incita Arjuna di guardare con i suoi occhi e di capire che quello che lui dice è quello che è vero, quello che vede ogni giorno. Quindi non è una filosofia la coscienza di Krishna, non è una religione, non è un'altra religione. La coscienza di Krishna, le parole della Bhagavad Gita sono la realtà, la verità. E semplicemente ascoltandole, questa è un po' l'essenza di questo capitolo, la conoscenza trascendentale, anche semplicemente ascoltando queste parole, dice questo libro, questa conoscenza è come un vascello. Se uno sale su questo vascello, anche solo ascoltando, anche se è il più peccatore tra gli esseri viventi, dice uno dei prossimi versi di questo capitolo, anche se è il peggiore dei peccatori, chi sale su questo vascello attraversa l'esistenza materiale. Quindi niente è così sublime e puro. Quindi non è una filosofia quello che ascoltiamo, ma è la realtà. È importante leggere con questa mentalità la Bhagavad Gita. Allora, traduzione e spiegazione. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O migliore della dinastia Kuru, senza sacrifici non si può vivere felici su questo pianeta o in questa vita, che dire della prossima? È una domanda questo verso. Infatti dice kuto nya, kuto è come chi, come per chiedere qualcosa, una domanda. Quindi kuto nya kuru satma, o migliore dei Kuru, chi può essere felice? Quale persona può essere felice? Nayan lokosti ayagyasya. Ayagya, senza compiere sacrifici. I nostri genitori ce l'hanno sempre detto, no? Se non fai sacrifici non ottieni niente. I bambini vogliono sempre giocare, no? Vogliono solo divertirsi. Però ci dicono sempre i genitori, se non fai sacrifici non ottieni niente. Sacrificati, figlio mio. Tapo divyam putraka yina satvam, diceva Rishabhadeva ai suoi 100 figli, no? Miei cari figli, eseguite austerità, fate sacrifici. Senza sacrifici non si ottiene niente. Allora, traduzione ancora, ripetiamo insieme per favore. O migliore della dinastia Kuru, o migliore della dinastia Kuru. Senza sacrifici non si può vivere felici. Su questo pianeta o in questa vita. Che dire della prossima? Spiegazione di sua divina grazia. Qualunque sia la nostra condizione in questo mondo, ci troviamo tutti immersi nell'ignoranza più totale della nostra vera natura. Questa ignoranza è la causa di una vita colpevole, che a sua volta ci fa prolungare la permanenza dell'universo materiale. In altre parole, l'esistenza nel mondo materiale è dovuta alle molteplici reazioni delle nostre vite peccaminose. Che frase, no? Ve lo rileggo. In altre parole, l'esistenza nel mondo materiale è dovuta alle molteplici reazioni delle nostre vite peccaminose. La forma umana è l'unica possibilità di uscire da questa prigione materiale. Perciò i Veda insegnano all'uomo come liberarsi, mostrando la via delle pratiche religiose, dello sviluppo economico, del piacere materiale regolato e offrendo infine il modo di lasciare una volta per sempre la miserabile condizione materiale. Le pratiche religiose, cioè i differenti sacrifici raccomandati prima, quindi nei versi precedenti che abbiamo già letto, risolvono automaticamente ogni problema economico. Compiendo gli yagi e i sacrifici si ottiene tutto il cibo necessario alla vita: latte, cereali, frutta e verdura.
anche in caso di cosiddetta sovrappopolazione. Ma una volta sazio, l'uomo vorrà soddisfare i sensi. Allora i Veda raccomandano il matrimonio consacrato, che permette una gratificazione dei sensi regolata. Osservando queste regole, l'uomo si libera gradualmente dal gioco della materia, giungendo alla liberazione perfetta e ritrova la compagnia eterna del Signore Supremo. La perfezione si raggiunge compiendo degli yagya, sacrifici, come abbiamo spiegato sopra. Perciò una persona che non è pronta a compiere questi yagya, secondo le prescrizioni dei Veda, come può aspettarsi una vita felice in questo corpo e che dire in un corpo successivo su un altro pianeta? Shri Shri Radharamanji ki jai, Shri Shri Nitai Goranga ki jai, Shri Giriraj Govardhan ki jai. Solo chi segue gli yagya sarà felice. Ci sono diversi gradi di felicità. Per esempio, i pianeti celesti offrono una vasta gamma di comodità materiali, ma la più alta felicità si può avere raggiungendo i pianeti spirituali grazie alla pratica della coscienza di Krishna. Una volta in coscienza di Krishna, una vita in coscienza di Krishna offre dunque la soluzione a tutti i problemi dell'esistenza materiale. Nayan lokostya yagyasya kutonya kurusatmaha. O migliore della dinastia Kuru, senza sacrifici non si può vivere felici su questo pianeta o in questa vita, che dire della prossima. Allora, in questo capitolo Krishna presenta diversi sistemi di purificazione, diverse maniere per uscire dall'incatenamento materiale, no? E gradualmente arriva allo sviluppo, all'importanza dello sviluppo della conoscenza trascendentale, che è il titolo di questo capitolo. E fra poco, questo è il verso 31, quindi arriva al verso 34, che molte volte abbiamo sentito, è il verso centrale della Bhagavad Gita, Tadvidi Pranipatena Pariprashtana Sevaya. Allora Krishna dice Tadvidi. Allora Tadvidi, no? Significa Tattva, come Tadvidi, vuoi conoscere la verità? Tadvidi, quindi è come per dire questa frase, Krishna d'Arjuna, vuoi conoscere la verità? Questo Tattva, Vidi, vuoi conoscere? Allora Tadvidi Prani Patena, Prani Pat. Prani significa inchinarsi, no? Pranam, Pat, alla Pati, al Signore, al Maestro. Il Maestro spirituale è il Signore, è il vero Signore. Perché uno dice, il verso successivo, Krishna dice, no, colui che ha ascoltato la conoscenza dal Maestro spirituale capisce, realizza che tutti gli esseri viventi sono mie parti e mi appartengono. Allora, così ci dice il Maestro spirituale, siamo tutti parte di Dio. Allora, cosa dice il Signore Dio? Di risposta dice sì, però voi appartenete al mio devoto, perché il devoto che si carica di responsabilità nel portare la coscienza di Krishna agli altri diventa effettivamente il padrone legittimo. È per questo che uno avvicina il maestro spirituale con sottomissione, Tadvidi Pranipatena Pariprashtana Sevayano. Quindi deve fare domande, però affinché le domande siano giuste devono essere cariche di Sevaya, di servizio. Non deve domandare per servire, perché in effetti questa è la nostra vera posizione, no? I servitori. Tutti stiamo servendo per ricevere aiuto, continuamente. Nessuno è autonomo. L'orgoglio è un'illusione. Quando una persona pensa che è autonomo, che è capace, che è in grado di far da solo, è un'illusione. Perché tutti siamo mantenuti. La parola bhatta, oltre colui che pratica la devozione, significa anche mantenuto, sostenuto. Quindi tutti siamo kshara sarvani bhutani. Uno dei versi della Bhagavad Gita, no? Tutti gli esseri viventi sono fallibili, sono dipendenti, nessuno è indipendente, no? Quindi questa relazione, questo appoggio con Dio è la cosa più importante. Bhaunam jamanamante jnana vamma prapagyate. Dopo molte nascite, colui che sa, il Mahatma, Samatma Sudurlabha, colui che sa veramente, Bhaunam jamanamante jnana vamma prapagyate. Krishna dice, se uno sa veramente, un jnana vamma, a vera conoscenza, quindi vede la realtà, si abbandona a me, mam prapadyante,
diventa mio devoto, no? Allora noi ascoltiamo dal maestro spirituale che ci rivela questa conoscenza, questa scienza, come ripeto sempre questa parola, questa conoscenza, questa realtà, perché è per questo che alla fine Krishna dice: abbandona tutte le religioni, tutte le filosofie e sottomettiti a me, perché abbandona tutte queste idee, nel senso che sono idee, sono religioni, ma la realtà, la verità è che siamo tutti parte di Dio. E dice: quando tu realizzerai questa conoscenza non sarai più soggetto all'illusione, perché sai che ogni parte proviene da me e mi appartiene ed è mia proprietà. Allora il maestro spirituale rivela questa conoscenza e quindi diventa una persona molto predominante nella nostra vita. Non è una persona qualsiasi. Uno va a scuola, va all'università, riceve l'insegnamento, stringe la mano all'insegnante, non lo vede più, no? Che interesse ha più? L'insegnante ha lavorato, l'alunno ha appreso, è un business, finita lo scambio, finisce tutto. Ma non è così col maestro spirituale, anzi, il debito aumenta continuamente. È una relazione, anzi, è l'unica relazione eterna. Tutte le altre relazioni di questo mondo sono temporanee. Quella col maestro spirituale è eterna, perché lui Chakudanna Dilo Yei Janne Janne Prabhu Sei, quindi nascita dopo nascita, per sempre, perché lui è il nostro padre. E la parola è Janne Janne Prabhu, qualche volta Prabhupada dice Janne Janne Pita Sei, non so se l'avete mai sentito, non dice Janne Janne Prabhu Sei, Janne Janne Pita Sei, Pita significa padre. E non è un padre, uno dei tanti padri che abbiamo avuto nascita dopo nascita, ma il nostro padre eterno, Sadguru, si chiama così, no? Il guru eterno, colui che ti rivela la conoscenza trascendentale e ti fa conoscere Krishna. Quindi è una relazione che va avanti, che aumenta. Non è che la lontananza o la morte o queste cose ci separano. Questa relazione aumenta, non fa più parte di questo mondo. Non è una questione fisica, che uno vede l'immagine, vede la fotografia, è una relazione spirituale che si basa sulla conoscenza trascendentale, Chakudan, quindi Chakudana di Royei. Per questo che il maestro spirituale Divya Gyana ride Prokashito, perché rivela Divya Gyana, la scienza trascendentale, quindi la realtà, la conoscenza eterna. È interessante che Krishna dice ad Arjuna: ti rivelo questa conoscenza eterna, no? Non gli dice ti dico una novità, le news, no? Tutti vanno alla ricerca delle news, una cosa nuova. Krishna dice il contrario, no? Ti rivelo Puratanam, la scienza più antica, no? Uno può dire che noia, la cosa vecchia, quante volte l'abbiamo sentito. E invece è una conoscenza eterna. Raja Vidyam, Raja Guyam, Pavidram, Idamuttamam, Prajakshavagamandarmyam, Susokankartum, Avyayam, Krishna dice. Avyayam è eterna, non è una conoscenza qualsiasi, no? Ed è molto interessante, perché se una cosa così vecchia è ancora attuale, significa che è la verità, significa che non deve essere aggiornata, significa che è completa. Una cosa che viene continuamente aggiornata, no? È incompleta, viene completata continuamente. Questo è qualcosa che è reale, che è vero, è la verità ultima e non ha bisogno di essere aggiornata, non ha bisogno di essere interpretata, non ha bisogno di essere spiegata, perché già si spiega da sola, perché già si rivela da sola. E noi abbiamo molti esempi di persone che prendono i libri, che li prendono così per caso, dalla spazzatura, da un parente, da un amico, lo vedono in una libreria, lo tirano giù, lo aprono. Questo signore che era qui l'altro giorno, no? Mi ha detto proprio questa frase, nel 76 ha preso una Bhagavad Gita, non l'ha presa da un devoto, l'ha presa durante un traslogo. Suo padre l'ha comprata, lui faceva il traslogo, ha visto questo libro e l'ha preso, era parte del traslogo con i mobili, no? Lui l'ha presa e la Bhagavad Gita ha fatto tutto da sola. Lui l'ha aperta e Krishna dalle pagine gli parla. Gran Taraj, questo diciamo Gran Taraj, Srimad Bhagavad Gita, Gran Taraj, è il Dio libro. Se noi parliamo, Dio non parla, se posso parlare io, possiamo parlare tutti noi, Dio non può parlare. Non può parlare da un libro? Cosa può impedire a Dio di parlare attraverso un libro? Anzi, ogni giorno parla anche a noi attraverso i libri. Quindi questa persona dice: ho letto questo libro, e come ha fatto a parlargli la Bhagavad Gita cartacea a questa persona? Gli ha parlato perché? Perché l'ha convinto che quello che stava leggendo è la verità. Mi ha detto questa frase:
non potevo fermare questa realtà, una realtà automatica, così chiara, che mi ha convinto. Infatti è venuto qui dal 76, pensate quanti anni sono passato, non l'ho mai dimenticato, e ha portato altre 4-5 persone convinte come lui di quello che dice la Bhagavad Gita, della parola di Krishna, no? Quindi non sono libri ordinari, questa conoscenza trascendentale, il titolo di questo capitolo, vi ripeto ancora, è realtà, è verità ultima, finale, eterna, che non cambia mai. Quando Srila Prabhupada ha fatto questo esempio del canto del Mahamantra, no? Quando si canta il Mahamantra, Krishna è presente, è come se il sole entra nella stanza. Non è che dobbiamo andare a cercarlo, non è che il Mahamantra, quando viene cantato il Mahamantra, Dio entra, Dio è presente qui, entra attraverso questo suono. Allora, quando il sole entra nella stanza, chi lo vedrà? Coloro che non sono ciechi. Così dice Srila Prabhupada, coloro che non sono ciechi. Se uno è cieco e non apre gli occhi, anche se c'è il sole a mezzogiorno, per lui è buio. Ci sono degli animali che vivono solo di notte, e quando sorge il sole loro non lo vedono mai, per loro il sole non esiste. E come si chiamano questi animali? Sono tanti animali che... pipistrelli, le civette, non vivono solo di notte. Quindi loro non hanno la capacità di vedere il sole, per loro il sole non esiste. Allora, il canto del Mahamantra, Krishna Surya Sam, no? Il sole che entra, però una persona non può vederlo perché non ha le capacità, no? Allora, la Bhagavad Gita è Dio stesso. Quindi è molto importante non essere ciechi, non essere sordi. Quindi saper vedere in queste parole direttamente Dio che parla, questa conoscenza realtà. Come quando Krishna dice che l'anima entra nel corpo e il corpo comincia a crescere fino alla morte, no? Quando uno sente questa frase, deve meditare, lo dice Krishna alla fine della Bhagavad Gita, Vimrishaitad Asheshana, Yata Ichasita Thakuru, dice, rifletti profondamente su quello che ti ho detto. Se noi ascoltiamo attentamente questa frase e riflettiamo profondamente, possiamo anche noi vedere che l'anima nel corpo, quando entra nel corpo, immediatamente il corpo cambia, comincia a crescere. Se l'anima esce dal corpo, il corpo non cresce più. È vero o non è vero? Allora, questo è l'insegnamento principale della Bhagavad Gita, il primo insegnamento. Deino asmignatade, komanam yamanangela, primo insegnamento. E conclude dicendo, non è che dice una cosa qualsiasi, conclude dicendo, dira statra namuyati, diventa dira. Che significa dira? Riflessivo. Una persona che riflette, intelligente, che ragiona e che guarda le cose come stanno. Non uno sciocco, un dira. E se uno diventa un dira, namuyati, risolve il problema, no? Si va dallo psicologo, dal dottore, si va ovunque per risolvere i problemi. Problemi legali, si va dai legali. Problemi di malattie, si va dal dottore, si va negli ospedali. Tutti vogliono curarci e alla fine uno esce dall'ospedale. Io rido un po' perché mi ricordo una notizia, no? Sul giornale, un anziano è uscito dall'ospedale, dal pronto soccorso, guarito, mette stare sull'ambulanza, scivola e muore. È una cosa che mi ricordo sempre dai primi anni che ero devoto, era proprio sul giornale, no? Un po' di acqua scivolata e morto, era guarito, no? Nessuno ci può risolvere i problemi, nessuno, niente, perché la morte si insinua dappertutto. Il tempo, dove non è presente il tempo, dove c'è una stanza, un luogo dove il tempo non c'è, e tempo significa jamma mritti già ravviati, la nascita, la malattia, la vecchiaia, la morte, il tempo è il problema di tutto, no? È l'influenza del tempo. Allora lui dice, Krishna, dira statra namuyati, se uno diventa dira, vedete, anche se non è realizzato, anche se non è un'anima liberata, soltanto ascoltare questa conoscenza già ci libera. Non possiamo e non dobbiamo non essere convinti di queste cose, dobbiamo diventare convinti, dobbiamo vederle con i nostri occhi e capirle veramente. Che siamo entrati in questo corpo, il corpo è cresciuto, il corpo morirà e ne prenderemo un altro. E questa è la fonte del problema, dobbiamo diventare dira. E anche se non abbiamo realizzato questa conoscenza, Srila Prabhupada diceva, è come un bambino che anche se non può camminare, il fatto che si sforza di camminare lo porterà presto alla perfezione, anche se non è ancora perfetto, anche se è ancora in questo corpo. Ia yasya arerdasye
Karma Namana Sakira, non è qualcosa che Srila Prabhupada ha inventato. Rupa Goswami lo diceva, Iya Syarda Se Karma Namana Sakira, dice, anche se sei ancora in questo corpo, Jiva Mukta Sauchate, nonostante sei ancora in questo corpo materiale, perché se una persona ascolta attentamente questa conoscenza, se medita profondamente su questa conoscenza, è già liberato. E se la mette in pratica, diventa liberato definitivamente. Essendo sulla strada della liberazione, è già Nikhilas Vapi Avastasu, dice Rupa Goswami. Nikhilas Vapi, api significa sebbene, nonostante è ancora in questo corpo materiale, Jiva Mukta Sauchate. Si dice che questa persona è liberata, no? Se uno sta male, se va dal dottore, il dottore gli dice questa è la malattia, sei guarito? No, muore quella persona. Invece qui no, questo è il senso di conoscenza trascendentale, che non dipende dal fatto che tu l'hai realizzata, soltanto già ascoltandola è già fonte di liberazione. Non è che uno va a scuola, ascolta la lezione e già è laureato. Un bambino ha già sentito la lezione, sono laureato, non può dire così. Invece un devoto può dire così, perché Ghyana, ovviamente se diventa Vighyana, diventa consistente fino all'autorealizzazione. Ma già ai primi stadi, Ghyana è già liberazione. Questo è il senso di questo capitolo, la conoscenza trascendentale. Che Ghyana, la conoscenza, anche ai primi stadi, soltanto con l'ascolto, è già liberazione. Perché le parole che ascoltiamo non sono parole ordinarie. Il mantra che ascoltiamo è Dio stesso. Quindi la medicina è già la guarigione. Dentro la bottiglia della medicina c'è già la guarigione. Questo è il miracolo della coscienza di Krishna. È vero o no? Quindi, soltanto il fatto che noi prendiamo la medicina, uno è già guarito. Chi può dire così? Prende la medicina e è già guarito. No, voglia. Invece la coscienza di Krishna è tale, il canto del Mahamantra di Krishna è tale, che Krishna è già presente, quindi non devi aspettare di tornare nel mondo spirituale per vederlo, è già dentro di te, è già nella tua lingua. Difatti Rupa Goswami, quando prega il Mahamantra, dice, piedi di loto del Mahamantra, per favore, dammi la tua misericordia. Quindi non vede un nome, un suono, vede dei piedi nel Mahamantra, quindi piedi di loto del Mahamantra. Uno non può dire un nome di piedi di loto di Mauro, non può pensare che il nome, la vibrazione sono già i piedi di loto. Invece qui sì, difatti anche un Bhatta è il più grande degli yogi. Lo dice Krishna, yogi nam api sarvesham, dice alla fine del sesto capitolo. Il devoto è il più grande degli yogi, subito. Perché? Perché ha sentito questa frase. È per questo che Srila Prabhupada sempre ripeteva, fino alla fine della vita non siamo il corpo, no? Perché anche solo ascoltando questa parola, meditando su questa frase, uno è già liberato. Anche se chiaramente il mango per diventare maturo è ancora un po' verde, no? Però è già un mango, anche se è verde. Se uno mangia un frutto verde, ha già il sapore di quello maturo, anche se non è ancora maturo. Quindi questa è la conoscenza trascendentale. Quindi la Bhagavad Gita è veramente la soluzione. Non dobbiamo mai, mai prenderla come una cosa qualsiasi. Qui c'è un ospite, un nostro amico che si chiama Franco, che viene da casa e viene a ascoltare la Bhagavad Gita. Viene proprio perché c'è la Bhagavad Gita, no? Anima fortunata. Quindi dovremmo tutti...